cosa, permettimi di politizzare con Parenzo, se no voglio dire cosa stiamo qui a fare io e lui. Io capisco tutta la Lombardia, però sono stati fatti 6 milioni di vaccini. In Lombardia, che ha un sesto degli abitanti, 1 milione. Allora, cosa mi tira fuori l'1% dei professori? La Lombardia ha 720.000 ultra-ottantenni, ok? 527 Guarda. Strutture ospedaliere, 3.200 farmacie. Se devi vaccinare prima gli ultra-ottantenni, e non lo decido io, non la decido Fontana, se devi vaccinare prima i medici, che saranno negli ospedali, sì, no, ma non è quello i farmacisti, solo il tema. Gli ultra-ottantenni, i Guarda, professori si devono accomodare. Senalde, siccome abbiamo passato mesi, siccome per anni si è parlato rispetto alla popolazione, no, guarda, io però rispetto alla popolazione, ci sono gli ospedali in Lombardia che in Calabria, sì, ma anche nel Lazio. Ti informo di una cosa, guarda, a fare la critica alla regione Lombardia non è il cattivo Parenzo, Capitan America di mio figlio, è un signore che si chiama Guido Bertolaso. Io è capisco vero. Che tu oggi forse non hai letto i giornali perché eri impegnato a fare i tuoi titoli sul virus, lo capisco e hai ragione, però Bertolaso era impegnato a lavorare, a fare i titoli aprono al virus. Bertolaso, un titolo molto divertente. Bertolaso ha detto c'è un problema di organizzazione in Lombardia, e uno dice ma scusa, allora, ma che cos'è, ma a chi ti riferisci, scusami Guidone? Al ministro di San Patrignano, l'ottima Letizia Moratti, che evidentemente è impegnata a fare altro. Cioè, se prendiamo le dichiarazioni di Bertolaso, eccolo qua, la coda degli anziani fuori dal centro vaccinale li riguarda, è vergognosa. Quegli errori di Aria che manda 900 convocazioni, ma chi le ha mandate? Il padre eterno ma o la organizzazione? Allora, cioè la critica arriva, quindi io non lo dico io, lo dice Bertolaso. Ma scusa, tra l'altro una cosa, giusto una cosa in più Pietro, perché sai quanto io cerco di essere sempre oggettiva, ti farò avere un dono con un fiocchetto, le centinaia di mail che mi arrivano dalla Lombardia, perché c'è qualcosa che non sta funzionando, forse solo nelle graduatorie, cioè sono troppe persone ultra-ottantenni che sono ancora a casa, la Sant'Anchè, un'altra lombarda doc, l'altro giorno mi ha detto mia mamma 87 anni non l'hanno vaccinata, mio padre 79 l'hanno vaccinato, e onestamente non abbiamo chiesto niente a nessuno. Dove? In che regione l'hanno vaccinato 79? Mio padre a Napoli. In che regione? A Napoli. Napoli, Campania. Ecco, non ci sono gli ultraottantenni che ci sono in Lombardia, a Napoli. In Lombardia ci sono 720.000 Sì, ma lì c'è un problema organizzativo. Non ci sono di persone chiamate. Che ci sono in Lombardia, a Napoli. In Lombardia ci sono 530 medici. Bertolaso è una persona seria e si assume responsabilità che ha e che non ha, diversamente dai governatori delle altre regioni. No, vogliamo dire che quando succede qualcosa, allora, io fossi in te, sguinzaglierei i tuoi mastini anche su questo. Oggi, no, io la mia critica era, come dire, affettuosa rispetto a un direttore che oggi, come te, titola che aprono, chiudono l'Italia, se non mi ricordo, chiudono tutto e aprono al virus. Allora, anziché fare un titolo alla cuore, al giornale satirico, se tu avessi sguinzagliato i tuoi mastini per capire cosa non funziona in Regione Lombardia, forse avremmo capito qualcosa di più. Dopodiché ti voglio talmente bene che non ti critico. Ma scusami, ma David, ma perdonami. Vabbè, affettosità giornalistica. No, ma come bene, tutta la stampa di sinistra che non fa altro che sguinzagliare i suoi mastini alla ricerca di quello che non va in Lombardia, io cosa faccio? Cerco di dare altre notizie, perché se no sembra che è un problema di mercato, c'ha ragione, Però, allora va a caccia del virus. Sembra così tipo la Lombardia. Ma, allora scusatemi, l'autonomia, cosa oggi stamattina dovete essere però un po' bravini, perché io non riesco a muovermi, non riesco a urlare, quindi quando io dico devo fare un'altra cosa, tutti buonini, perché sennò io mi accascio, caro Parenzo. Ma tu devi fare cambio parte del tavolo, c'è pure la mascherina, sai. Allora scusatemi, prima di dare la parola devo tornare anche da Bassetti, però devo passare un momento da Palazzo Chigi, perché Gentili adesso si è alzato.